Ok, non ci vediamo da un po' e vorrei raccontarti una cosa. Un amico mio mi ha raccontato una cosa bruttissima, una cosa che non dovrebbe succedere a nessuno. E quindi il mio umore è andato giù. Andrebbe giù a chiunque e potrebbe fare deprimere chiunque, potrebbe fare venire la depressione a chiunque. Quindi parliamo proprio di questo. Cominciamo subito col dirci che la depressione è la malattia mentale più diffusa al mondo e tra le malattie è una delle più mortali, come sicuramente già saprai, le persone che ne soffrono davvero, a volte, si suicidano e le donne tentano il suicidio più spesso degli uomini, ma gli uomini, quando ci provano, ci riescono più spesso delle donne. E quindi, cos'è la depressione? E adesso dobbiamo stare particolarmente attenti, o meglio, devo stare particolarmente attento io perché non devo ridurre la cosa, non devo banalizzare la cosa e farla apparire come un semplice raffreddore, perché un semplice raffreddore non è qualcosa di lineare che ci viene causato da qualcosa, magari un virus, e che possiamo curare semplicemente con una tachipirina, con una pillola, soffiandoci il naso, ma non è neanche qualcosa di estremamente complicato, incomprensibile e fuori dal nostro controllo, non è il mal d'anima, non è una dannazione divina. In questo canale abbiamo imparato che se proprio dobbiamo parlare di anima, per anima intendiamo la nostra mente, anche perché in greco sono la stessa cosa, la psiche. E allora concentrati, perché la depressione è solo un disturbo dell'umore, per essere più precisi, un disturbo della tristezza. Con questi video abbiamo capito cosa sono le emozioni e a cosa servono, e abbiamo capito pure che tutte le emozioni possono essere disturbate, e per disturbate intendiamo ammalate. Sappiamo che l'ansia ci serve, l'ansia è fondamentale per tutti noi, senza l'ansia l'umanità si sarebbe già estinta. Ma vuoi mettere un bel disturbo d'ansia che anziché tenerci in vita, la vita ce la distrugge? E l'umore? L'umore è quella cosa che regola le nostre vite, è il termometro del valore delle nostre esperienze. L'umore è quella cosa che ci dice se le cose stanno andando bene, se le cose stanno andando come ce le aspettavamo, oppure stanno andando male, quindi dobbiamo riorganizzarci. Se otteniamo qualcosa che desideriamo, il nostro umore sale, sale pure se pensiamo che potremmo ottenerla. Se perdiamo qualcosa invece che per noi era importante, il nostro umore scende, e scende pure se pensiamo che qualcosa che vorremmo non l'avremmo mai, e più quello che non abbiamo per noi è importante, più il nostro umore va giù, più appunto si deprime. Facile, facile, facilissimo. Per niente, perché il nostro umore non dipende solo da quello che sta succedendo o che succederà, il nostro umore dipende pure da come è fatta la nostra mente, da come è fatta la nostra mente a livello organico, cioè proprio come è costruita. E la nostra mente è costruita dal nostro cervello. Magari qualcosa nel nostro cervello non funziona benissimo a livello neurologico, oppure qualcos'altro, qualche processo del nostro corpo non funziona benissimo e quindi può disturbare la nostra mente a livello fisiologico. Oppure il nostro umore è condizionato, il nostro umore da adulti è condizionato da quello che ci è successo da piccoli, da quello che abbiamo imparato quando eravamo piccoli, dalle nostre esperienze precoci, oppure magari qualcos'altro, qualcosa che credevamo vero fino a ieri, oggi abbiamo capito che era falso e che ci sbagliavamo alla grande. Quindi dobbiamo capire che la depressione, quando si struttura come malattia, dipende da tantissime cose, e queste cose possono essere a loro volta causa ed effetto della nostra depressione, in un ciclo devastante, praticamente una prigione.
Per farci un esempio al volo, sappiamo che umore e motivazione sono due cose correlate. Due cose sono correlate quando non si sa cosa causa cosa, ma si sa che vanno comunque insieme. E quindi quando il nostro umore va giù abbiamo meno voglia di fare cose, ma meno cose facciamo, più il nostro umore va giù, perché quando non facciamo cose non otteniamo cose e quindi meno cose abbiamo, più l'umore scende, ma più l'umore scende, meno voglia abbiamo di fare cose. In un ciclo infinito, in una spirale verso il basso. E quindi come si risolve la cosa? E stiamo cominciando a mettere un po' d'ordine. Abbiamo già capito che la depressione può essere causata da tante cose, può avere tanti motivi, e per lo stesso motivo non esiste la depressione. Parlare di depressione, della depressione, è troppo riduttivo. Di fatto esistono tanti modi, tanti tipi di depressione, per lo stesso motivo non esiste una sola cura. Ci sono cure che funzionano meglio e cure che funzionano un po' peggio, ma in ogni caso non esiste la cura che funziona sempre. E infatti non tutte le persone depresse si comportano allo stesso modo o soffrono allo stesso modo. Ci sono persone depresse che si tolgono la vita e le persone dicono: ah, non l'avremmo mai immaginato, non ne sapevamo niente, non l'avremmo mai capito. Partiamo dal presupposto che ognuno di noi durante la propria vita avrà più volte l'umore depresso. Non sarà depresso, ma avrà l'umore depresso, cioè, ci siamo capiti, molto basso. Se questo non capita è altrettanto grave, perché significa che non siamo persone ma robot. Detto questo, ogni volta che ci capita, poi comunque il nostro umore torna su, o spontaneamente o perché ci siamo messi a fare cose che hanno riorganizzato i nostri scopi e abbiamo trovato un nuovo senso da dare alla vita. Non ce ne accorgiamo, ma di fatto succede questo. Non dimentichiamoci che il nostro corpo è una macchina che si autoripara. Lo fa sempre. Il nostro corpo è progettato per stare bene, non per stare male, almeno fino ad una certa età. Quindi la depressione è proprio questo, quando il nostro umore va molto giù, senza motivo o per un motivo specifico, e poi non torna più su. Un motivo c'è sempre, c'è praticamente sempre, magari non lo dicono a te, ma un motivo di fatto c'è praticamente sempre, e le persone non ne sanno più uscire, cioè non riescono più a riorganizzarsi, appunto a superare la depressione. Appunto è stimato che nella maggior parte dei casi, anche di fronte alle disgrazie più atroci, l'umore delle persone ritrova nuovi equilibri in circa 12 mesi. Se non succede appunto dopo questo tempo, allora sì, il problema comincia a diventare serio. Funziona più o meno così: succede una cosa grave o succedono tante piccole cose spiacevoli una dietro l'altra, e allora la nostra mente reagisce appunto con la tristezza. E qui possiamo cominciare a raccontarci che esistono fondamentalmente due tipi di tristezza, due tipi di depressione: da perdita e da fallimento. Da perdita, quando perdiamo qualcosa che per noi era estremamente importante e unico. Più la cosa che perdiamo era importante e irrecuperabile, più appunto la nostra tristezza sarà profonda, intensa e duratura. Il solo pensiero di poter perdere i miei figli mi devasta il cervello. Oppure da fallimento, quando magari non riusciamo a fare qualcosa che per noi era molto importante, sulla quale avevamo investito praticamente tutto, e non riusciamo a ottenere i risultati che desideravamo, e allora appunto ci sentiamo dei falliti perché non abbiamo ottenuto quello che volevamo. Di fatto non abbiamo perso niente, però abbiamo perso quello che nella nostra mente c'era già. La reazione depressiva è appunto il lasso di tempo che c'è tra il tentativo di recuperare quello che abbiamo perso e l'accettazione del fatto che non l'avremo più o non l'avremo mai. E quando questa reazione, che dovrebbe essere appunto passeggera, invece resta, è appunto la depressione. Non è più la reazione, ma la depressione. E questa cosa qui diventa insostenibile. Praticamente è la mente che divora il cervello, che ci macina il cervello,
che si mangia il cervello. Viene definita magari di ruminazione. La ruminazione in palermitano rummoliamo, quando continuiamo a pensare: ah, e che cos'è che potevo fare? È colpa mia, perché è andata così? Il mondo fa schifo. Se facevo e se dicevo, forse ci sarebbe ancora. Il mondo non ha più senso, niente ha più senso senza di lui. Senza di lei non c'è più niente da fare, non c'è scampo, che cosa dovevo fare? E ogni giorno magari questi pensieri non se ne vanno più. E quindi come si risolve davvero la cosa? E non è facile. Di fatto gli antidepressivi sono tra i farmaci più prescritti, ma è dimostrato come nel 30% dei casi sono totalmente inefficaci, soprattutto nei casi di depressione di grado moderato o lieve, per non parlare che molto spesso sono prescritti anche male e non da psichiatri, ma questo sarà magari argomento di un altro video. Resta il fatto che gli antidepressivi sono praticamente necessari nei casi di depressione più grave e, per come la vedo io, dovrebbero essere sempre accostati a una psicoterapia. A una psicoterapia fatta bene, mi correggo, non per come la vedo io, per come è definito praticamente nella letteratura scientifica. Praticamente, ecco, per come la vedo io, gli antidepressivi potrebbero avere la funzione di sbloccare l'umore nei casi più gravi, per sbloccare a loro volta la motivazione. Nel momento in cui praticamente si esce dal baratro grazie agli antidepressivi, allora una buona psicoterapia può riorganizzare la vita delle persone, facendo concepire nuovi scopi, facendo uscire le persone da quel senso di impotenza così profondo e rigido, e quindi le persone possono trovare nuovo senso alla loro vita, nuovi stimoli, nuova voglia di fare e quindi nuova gioia, e quindi riportare l'umore a un equilibrio decente. Non ci sono scorciatoie.